presidente della regione Fedriga, il sottosegretario all'interno Candiani, ok, i poliziotti a bordo delle navi che trasportano i migranti, si tratta di prevenzione. Il saldo della tranche di sostegno al reddito per marzo-aprile pagato non prima della fine del mese, tempi tecnici per l'approvazione della proposta Riccardi. Il segretario provinciale PD Giancarlo Ressani ha annunciato le sue dimissioni per favorire il percorso congressuale. È necessario un cambio di passo, dice. I trasportatori della Confartigianato Triestina sulle disposizioni per il traffico lungo la 4 presentate ieri in regione. Ok, ma non bastano. Iniziato il trasferimento su rotaia del traffico pesante che da anni attraversa Monfalcone, soprattutto per il trasporto di bramme dalle acciaierie. Approvata la prima proposta del Comune per ovviare alla stretta sui divieti di sosta in costiera per i triestini, 7 euro al giorno per il parcheggio di via Beirut. La contestata sostituzione delle caldaie nel quadrilatero di Melara sarà valutata dall'Università, l'annuncio oggi dal direttore dell'Ater Ius durante Sveglia Trieste. Telespettatori di Tele4, buonasera, benvenuti all'edizione serale del nostro telegiornale. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga e il sottosegretario all'interno Stefano Candiani unanimi sulla possibilità che la polizia salga a bordo delle navi che trasportano migranti. Lo hanno detto oggi a margine di un incontro dedicato al corpo dei vigili del fuoco. A margine di un incontro con il sottosegretario all'interno Stefano Candiani oggi a Trieste per discutere del potenziamento del corpo dei vigili del fuoco, il presidente della regione Massimiliano Fedriga è tornato sul tema dei migranti. Sulle navi che li trasportano, ha detto Fedriga, deve poter salire la polizia, è una mia opinione personale. Fedriga è soddisfatto inoltre dei primi risultati ottenuti grazie all'intensificazione dei controlli straordinari lungo i confini. Nessuno, ha detto il presidente, ha provato a passare e questo era il nostro intendimento. La dissuasione. Sulla stessa linea di Fedriga per quel che riguarda la polizia a bordo delle navi che trasportano i migranti, lo stesso sottosegretario Candiani. Serve, ha detto, per garantire che non vi siano atti criminosi. In questo caso, secondo Candiani, la parola d'ordine è gestione. Cosa differente, ha aggiunto il sottosegretario, sono i rifugiati da chi emigra per motivi economici. Se non si fa pulizia, se non si chiarisce questo concetto, ha insistito, ci sarà sempre un equivoco di fondo che mescolerà chi ha diritto a chi non ha diritto, con il risultato che, come succede in alcune osterie, per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Pare che un clima da osteria ci sia stato anche questo pomeriggio alla Camera, dopo il passaggio, insomma nei momenti che hanno sottolineato il passaggio della proposta del Presidente Fico per l'abolizione dei vitalizi. Sotto Montecitorio c'era anche il Vicepresidente del Consiglio e Ministro del Lavoro Di Maio. Vediamo un po' quello che è successo subito dopo l'approvazione di questa direttiva che, ripetiamo, abolisce i vitalizi. 5 anni in ufficio di presidenza e tutti e 5 anni ci hanno detto i vitalizi qui non si possono tagliare. Siamo arrivati noi in meno di 100 giorni abbiamo tagliato i vitalizi. È la dimostrazione che ci hanno preso in giro per decenni. Bravo, e adesso si va avanti, come sempre non ci basta. Prima di tutto diciamo al Senato di prendere esempio. Bravo. Cara Presidente Casellati, la preghiamo di prendere esempio da Roberto Fico perché noi lo vogliamo fare. Sì! E poi le pensioni d'oro. La proposta di legge è pronta, tagliamo tutte quelle sopra i 4.000 euro per chi non ha versato i contributi. Non ci hanno mai permesso neanche di discutere l'abolizione dei vitalizi. Se ce l'avessero permesso avrebbero dovuto votare a favore. La Presidente Casellati sarà d'accordo per questo? Chiedeteglielo. Di Maio, ma sì. Resta aperta la questione dei consigli regionali, cioè voi avete abolito i vitalizi soltanto. Io adesso metto mano alle pensioni d'oro. Grazie. No, sempre di là. Luigi, c'è una Allora, non ci saranno tempi brevi per le riscossioni delle tranche di sostegno al reddito di marzo e aprile. All'annuncio dell'impegno della Regione deve far seguito l'inserimento della proposta in assestamento di bilancio. I soldi non ci sono ancora, arriveranno solo dopo che la proposta avanzata ieri dall'assessore Riccardi sarà approvata in commissione.
L'assessore comunale ai servizi sociali Carlo Grilli affida al telefono quella che, se non è irritazione, poco ci manca. Il fatto è che già ieri molti, conosciuta grazie ai media l'intenzione della regione di liquidare il bimestre marzo-aprile delle misure di sostegno al reddito ancora non pagato, si sono riversati in assessorato a chiedere notizie, per sentirsi ripetere ancora una volta che appunto non vi era nulla con cui procedere al pagamento. In sostanza, lo stanziamento, che in tutta la regione interessa le 7.000 persone che non hanno ancora ricevuto quella tranche, dovrà essere inserito a fine mese nella variazione di bilancio. Solo in seguito si potrà procedere con i pagamenti. Saranno adottati nei prossimi giorni dall'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia i decreti di concessione definitiva dei contributi previsti per le 41 strutture ammesse alle due sezioni della graduatoria del bando arredi per le case di riposo. Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, il quale ha anche spiegato che in questo modo verranno messi a disposizione oltre 4 milioni di euro destinati a finanziare l'acquisto o la sostituzione di attrezzature e arredi destinate all'attività assistenziali di comune, aziende per l'assistenza sanitaria e aziende di servizi alla persona. Il segretario provinciale del Partito Democratico Ressani ha annunciato le proprie dimissioni per spianare la strada al congresso. C'è necessità di un rinnovamento profondo, ha spiegato quest'oggi in una conferenza stampa. Annuncerò le mie dimissioni, che saranno formalizzate nella assemblea provinciale del prossimo venerdì. Io auspico che queste dimissioni siano propedeutiche a una riflessione da parte dell'Assemblea Provinciale di Trieste, che è l'organo statutariamente deputato ad assumere decisioni in tal senso, affinché si decida di avviare un percorso congressuale e ridare la possibilità per il Partito Democratico di rappresentare le istanze dei triestini. Questa è la mossa a sorpresa del segretario provinciale del Partito Democratico Giancarlo Ressani, che annuncia la decisione di dimettersi nell'Assemblea del prossimo 20 luglio per spianare la strada al percorso congressuale. Due le motivazioni alla base della scelta, a cominciare dalla forte necessità di un cambio di passo, emersa dopo le ultime sconfitte elettorali e richiesta a gran voce, ha spiegato il segretario, dalla base e dai cittadini. Io ho avviato delle consultazioni con i rappresentanti dei mondi, dei corpi intermedi, dei sindacati, delle associazioni, dei rappresentanti di categoria, e in tutti quanti mi hanno manifestato la necessità di ripartire con una prospettiva nuova. L'altro elemento fondamentale è stata la recente Assemblea Nazionale del Partito. Il 7 luglio anche il Partito Democratico Nazionale ha abbracciato questa necessità e ha dato avvio al percorso congressuale. Abbiamo un percorso congressuale anche regionale e nelle altre tre province della regione, quindi credo che anche per Trieste sia necessario aprirsi, sia necessario capire i motivi della sconfitta, ma soprattutto sia necessario disegnare un progetto per la città, avendo l'ambizione di riconquistarla nel 2021. Una vittoria della linea di Francesco Russo, che aveva chiesto il congresso innescando anche la polemica sui cosiddetti dinosauri. Ressani risponde che è stata una scelta autonoma dettata dalla richiesta ricevuta di un cambiamento profondo nel partito. La speranza, ha concluso, è che le mie dimissioni permettano al PD di costruire una linea politica seria dopo un ampio confronto. Gli autotrasportatori non sono del tutto soddisfatti di quanto deciso dalla Regione e da Friuli Venezia Giulia Strade per cercare di ovviare gli inconvenienti che continuano a verificarsi in A4, stanti i lavori per la terza corsia e l'esodo estivo. Sentiamo un'intervista. Benvengano questi interventi, ma riteniamo che sicuramente nei prossimi tavoli dovremo anche pensare a qualcos'altro, del tipo il contingentamento, un contingentamento sul flusso veicolare dei mezzi pesanti in arrivo dall'estero, ovviamente. Rita Rapotez, rappresentante autotrasporti in seno alla Confcommercio Triestina, non è sfavorevole alle iniziative presentate ieri dalla Regione per far fronte alle emergenze che potrebbero scatenarsi lungo la 4 durante l'esodo estivo, stanti i lavori per la terza corsia. Quantomeno, ragiona, dimostrano che il problema viene affrontato. Limite di velocità per i camion fissato a 60 km orari, obbligo di rispettare una distanza di almeno 50 metri, secondo Rapotez, comunque non bastano. La Slovenia, in caso di neve, blocca il traffico, per cui noi, quando arriviamo in A4 con direzione Paesi dell'Est, gli autotrasportatori si ritrovano su un pannello scritto confine chiuso, per mezzi pesanti ovviamente. Stessa cosa noi dovremmo fare in Italia, e cioè contingentare e fluidificare il traffico quando ovviamente sostenuto.
Stando a Rapotes, il problema è a monte, nel modo stesso in cui si è proceduto con i lavori per la terza corsia, ma starebbe anche nei numeri dei camion che transitano lungo la A4. Il problema non è la velocità, ma purtroppo ci sono i 2.800 camion all'ora che viaggiano in A4, contro un 400 che potrebbero viaggiare e contro un 586 che ci sono in A22, per cui sono i numeri che non possono essere risolti con un 60 all'ora o con una distanza di sicurezza. Infine, Rapotez ribadisce la totale contrarietà già espressa dagli autotrasportatori veneti al blocco dei camion italiani in caso di intasamenti. Siamo unanimi nel dire assolutamente no, anche perché dobbiamo pensare che qui chi guida un camion è una persona. È un dipendente, un lavoratore, per cui non si può sicuramente bloccarlo in un camion in A4. È iniziato lunedì il trasferimento su rotaia del traffico pesante che da anni attraversa Monfalcone, soprattutto per il trasporto di bramme delle acciaierie. Il punto è stato fatto dal sindaco Cisint con l'assessore regionale, Pizzimenti. Dovrebbe essere pronto un servizio che però non vedo in preview. Allora, siccome vedo pronto un altro servizio, si tratta della soluzione di una delle soluzioni. No, è pronto il servizio su Monfalcone, possiamo metterlo in onda. È partito lunedì e sta proseguendo in questi giorni il trasporto di bramme via ferrovia dal porto di Monfalcone, che mira ad alleggerire la viabilità locale dal traffico pesante che da anni attraversa la città dei cantieri. Il punto è stato fatto questa mattina in prefettura tra il sindaco Cisint e l'assessore regionale ai trasporti Pizzimenti. Allora, siamo abbastanza contenti del fatto che è partito l'altro ieri il primo vagone su ferrovia, quindi delle bramme che fino ad oggi tutte venivano trasportate via camion. E il problema a Monfalcone del traffico eccezionale è un problema veramente molto sentito, perché il numero è importante, il numero di camion con le brame che transitano è un traffico eccezionale. Il codice della strada dice delle cose particolari per queste tipologie e oggi con l'assessore Pizzimenti abbiamo posto, speriamo che la cosa poi vada avanti in questo senso, abbiamo posto un tassello importante per ridurre il numero proprio dei passaggi via gomma di questi bestioni che attraversano la città. A distanza di 8 anni da quando era stato interrotto è dunque ripreso il traffico ferroviario su binari che collegano lo scalo di Monfalcone a quello di San Giorgio di Nogaro nella zona dell'Aussacorno, dove sono dirette in generale le bramme per le acciaierie e che finora arrivavano via gomma e da qualche tempo anche via mare. Ci hanno causato 2 milioni di euro di danni di asfalti, in sicurezza, passano davanti alle scuole, inquinamento, insomma veramente una tragedia. Dunque i triestini potranno utilizzare il parcheggio ex Sissa di via Beirut ad un prezzo di favore. Il comune ha raggiunto l'intesa su uno dei punti studiati per risolvere i problemi venutisi a creare con la stretta sui divieti di sosta imposti dalla procura sui divieti di sosta lungo la costiera. Vediamo il servizio. Dunque fatta, il Comune ha illustrato questo pomeriggio la convenzione contenuta in una delibera presentata in giunta dall'assessore al patrimonio Lorenzo Giorgi, in base alla quale i triestini potranno utilizzare il parcheggio di via Beirut a un prezzo ridotto. È il primo dei provvedimenti adottati per far fronte al caos originato dalla stretta sui divieti di sosta lungo la costiera. E quello è un parcheggio riservato soprattutto ai turisti che vanno a Miramare a vedere le nostre meraviglie del castello. Per i triestini invece ci sarà la possibilità di parcheggiare tutto il giorno con una tariffa massima di 7 euro. Basta prendere qualche metro più sotto il sottopasso e si arriva direttamente al bagnostico. Restano ancora da perfezionare altre soluzioni. La prima chiama in causa Friuli Venezia Giulia Strada ed è stata al centro di un incontro svoltosi 2 giorni fa. Si tratterebbe di ricavare lungo il tratto di costiera interessato dai divieti nuovi stalli per automobili, ma anche per scooter, intervenendo anche modificando la segnaletica su quelle poche zone dove la sosta è ancora concessa. Si può pensare anche in varie piazzole, anche abbastanza grandi, di risistemare la logistica dei posteggi da quelli in fila indiana, per esempio, a quelli
a pettine, per cui anche lì si potrebbe ricavare a brevissimo anche qualche stallo in più. Infine l'operazione navetta gestita da Trieste Trasporti. Un'iniziativa economica a questo punto da impresa, quindi non sicuramente configurabile come TPL, come, quindi come trasporto urbano pubblico, per istituire dei bus navetta per poter ovviamente convogliare la gente su tutta la costiera. Possiamo fermarci per la pubblicità, quando torneremo ci sono ancora servizi e notizie. Entriamo in studio, torniamo a parlare della visita a Trieste del sottosegretario agli interni Candiani. L'impegno che vuole prendersi il governo è di aumentare l'organico del corpo dei vigili del fuoco, con ricadute in positivo anche per il Friuli Venezia Giulia. Così appunto il sottosegretario che ha incontrato con il governatore Fedriga le rappresentanze sindacali dei vigili del fuoco, le quali hanno esposto le criticità relative principalmente al fabbisogno di circa 130 unità operative tra i vari comandi della regione. Cambia la ratio alla base della concessione dell'assegno di divorzio. Ora scrive la legge, si dovrà tenere conto dell'intera storia familiare. Abbiamo intervistato l'avvocato Tiziana Benussi. L'assegno di divorzio deve possedere una funzione insieme assistenziale, compensativa e perequativa. Perciò per stabilirlo si deve adottare un criterio composito che tenga conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali e dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge al patrimonio comune personale in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età. Così le sezioni unite della Cassazione hanno messo a punto il conflitto di giurisprudenza nato dalla sentenza Grilli del 2017, che prendeva in considerazione il criterio dell'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge più debole e non il tenore di vita avuto durante il matrimonio. Sono appunto dei criteri che limitano un attimo la, una certa giurisprudenza di fatto che era tendenzialmente volta a eliminare l'assegno di mantenimento per il coniuge richiedente. Qui ci sono questi criteri, ripeto, già secondo me enunciati, che prevedono la possibilità per il coniuge che richiede l'assegno di ottenerlo nel caso in cui non abbia mezzi adeguati al proprio mantenimento e non al tenore di vita precedente, oppure non abbia la possibilità di procurarseli, con dei parametri poi correttivi, per esempio rispetto alla durata del matrimonio, alle ragioni della separazione. Il criterio integrato individuato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Infatti la sentenza sottolinea come il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisca il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale. Siccome il coniuge richiedente al 90% è una donna, direi anche al 99%, una donna di 55 anni che non ha mai lavorato in vita sua, è particolarmente difficile che possa, pur avendo astrattamente capacità lavorativa, trovare un'occupazione. E questo è un ulteriore criterio che aiuta, diciamo così, a equiparare in una maniera corretta i diritti di ciascun coniuge. Lo scioglimento del vincolo, scrivono i giudici, incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Pertanto l'adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare. Il numero degli alberghi a Trieste, considerando anche quelli nuovi, quelli che verranno realizzati, non è eccessivo. Lo dice l'assessore comunale al turismo Maurizio Bucci, il quale aggiunge una concorrenza che la città potrà fare soltanto bene. Beh, essendo un settore in parte stagionale è una bella cosa. Diventava molto difficile per un imprenditore fare un contratto a termine in un periodo abbastanza breve, perché parliamo di 2, 3, forse massimo 4 mesi. I voucher aiutano senz'altro l'imprenditore ad avere delle opportunità di occupazione e sarà anche una soddisfazione per chi potrà lavorare durante il periodo estivo. Perfetto.
L'assessore comunale al turismo Maurizio Bucci saluta dunque positivamente la decisione del ministro del lavoro Di Maio, la reintroduzione dei voucher limitatamente ai settori dell'agricoltura e del turismo. A Trieste mai come ora turismo significa alberghi, nuovi alberghi come l'Hilton di Piazza della Repubblica o quello che sorgerà in Piazza della Borsa all'angolo con Via Roma. Ciò vuol dire che la presenza turistica è rilevante, vuol dire che le società importanti stanno mettendo gli occhi sulla nostra città. Ormai ci sono delle nuove realtà che daranno un grande soddisfazione economica. Certo che la concorrenza si preoccupa, però più alberghi ci sono, più potenzialità c'è. Bucci smorza subito le polemiche sul numero degli hotel in città. Trieste non deve aver paura di queste nuove realtà, anzi saranno un volano sia ovviamente per le presenze turistiche, ma anche per la concorrenza. Nella sua analisi Bucci include anche i bed and breakfast. I bed and breakfast e case vacanze stanno facendo un'azione di promozione del territorio incredibile. Abbiamo quasi 1000 posti letto. Questo non inficia la presenza negli alberghi. Certo che gli alberghi devono alzare l'asticella, devono alzare la qualità e devono alzare i servizi e soprattutto effettuare quelle azioni anche di promozione del loro albergo e conseguentemente del nostro territorio. E se qualcuno si spinge a dichiarare che quando si parla di bed and breakfast molto vi è di sommerso, anche in questo caso l'assessore sceglie una posizione che guarda al presente e al futuro in modo positivo. Adesso con la tassa di soggiorno farà galleggiare queste situazioni perché sono costretti a comunicarlo e quindi andremo a verificare come lo già stiamo facendo con i vigili urbani. Dopo le critiche piovute da numerosi residenti del quadrilatero di Melara, l'ATER ha affidato uno studio all'università sul progetto di sostituire il sistema di riscaldamento. Lo ha annunciato oggi durante Sveglia Trieste il direttore Antonio Ius. E noi abbiamo proposto nella domanda di finanziamento, unitamente al Comune di Trieste, di efficientare il quadrilatero di Melara con due interventi, sostituzione al 50% dei serramenti lato bora, lo dicono i triestini, certo. E sostituzione dell'impianto termico che attualmente è garantito da 650 caldaiette autonome con un impianto centralizzato di moderna concezione. Registriamo contrarietà, sì, quantomeno diffidenza da parte di non pochi residenti in quel di Melara, per varie ragioni. E allora ci siamo dati l'obiettivo di far verificare la soluzione progettuale che noi avremmo messo a punto a un organismo terzo a valenza scientifica, è l'Università di Trieste, quindi insomma, il dipartimento super partes e scientifico, appunto il Dipartimento di Ingegneria di Architettura e Ingegneria dell'Università di Trieste. Ci affidiamo a loro perché possono dare un giudizio, ripeto, al di sopra delle parti e direi anche dal punto di vista tecnico-scientifico autorevole, quale il mondo accademico in questo caso potrà evidentemente esprimere. Il mio obiettivo è tornare ad organizzare un'assemblea con i cittadini, con i residenti di Rozzol Melara entro la metà del prossimo ottobre. Alma Pallacanestro Trieste comunica di aver rinnovato l'accordo con Alessandro Cittadini per la stagione 2018-2019. Pivot di 207 cm, nato a Perugia il 2 gennaio 79, Città, veste la maglia biancorossa dalla stagione 2016-2017, ha ottenuto la promozione in Serie A con l'Alma nel campionato appena concluso. Avere con noi per un'altra stagione un ragazzo come Cittadini, afferma l'amministratore delegato Gianluca Mauro, è certamente motivo di soddisfazione perché al di là delle indubbie caratteristiche tecniche ed esperienza del giocatore, Alessandro è una presenza fondamentale all'interno di un gruppo che ha conquistato un traguardo importante. C'è aria di mondiale anche a Trieste per la comunità croata. Stiamo valutando di organizzarci in un locale in centro o in una sala, ha detto all'ANSA il presidente della comunità croata Giancarlo Damir Murkovic. Molti andranno a vivere l'emozione della partita direttamente a Zagabria, visto che non è troppo lontana ed è la prima finale mondiale nella nostra storia. Così quindi la comunità si prepara alla finale contro la Francia per i campionati del mondo di domenica pomeriggio. È tutto per questa sera, vi ricordo domani l'appuntamento con Sveglia Trieste alle 7 del mattino, puntuali come sempre. Grazie a tutti, buon proseguimento e arrivederci.